Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la sacrestia antica, ecco, per distinguerla dalla sacrestia nuova, la sacrestia della chiesa grande, Santa Maria delle Grazie, questa la chiesa più piccola, la chiesetta antica. Ci avviciniamo a questa porta che è la via d'accesso da questo luogo per la clausura, e Padre Pio attraversava sempre incontrando tanti fedeli che qui si assiepavano per affidargli un pensiero, per affidargli una preghiera, per aggrapparsi, ecco, a Padre Pio. Tra questi c'era un vecchietto che teneramente in un angolo piangeva. Ce lo racconta Padre Vittore da Canosa, che attraverso Padre Costantino Capobianco nei suoi detti aneddoti ci racconta un po' la storia di questo vecchietto, e se ne stava qui in un angolo e piangeva. Piangeva a singhiozzi. Padre Vittorio da Canosa si avvicina perché in quel momento stava passando Padre Pio e si accorge di tutto quello che sta accadendo in quell'attimo. Padre Vittorio da Canosa si avvicina a questo vecchietto e gli chiede: ma perché piangi? Singhiozzava, gli fece una grande tenerezza, piangeva. E dice: ma perché stai piangendo? Che cos'hai? Perché soffri? Ha detto: no, ma io non soffro, io piango di gioia perché Padre Pio, grazie alla sua intercessione, mio figlio è salvo, è guarito, doveva entrare in sala operatoria e a un certo punto il medico ci ha detto che lui non ha più quell'ernia per la quale doveva essere operato urgentemente in quella giornata, e quindi lo hanno rimandato a casa. Noi avevamo chiesto l'intercessione di Padre Pio e io sono contentissimo. Padre Vittore dice: ma perché ora? Gli voglio consegnare un'offerta, gli voglio dire grazie, ma sto aspettando, ma non passa. Insomma, era imbarazzato, era molto emozionato. Padre Vittore disse: stai qui, tanto Padre Pio tra un po' passa. Arriva Padre Pio, Padre Vittore si fa trovare proprio accanto a questo vecchietto che continuava a piangere. Possiamo immaginare la scena. Padre Pio passa e questo vecchietto si avvicina a Padre Pio, gli bacia la mano e continua a piangere. E Padre Pio gli chiede: ma perché stai piangendo? E lui non parlava, piangeva, singhiozzava, continuava a piangere. Padre Vittore, che era accanto, gli disse: parla a Padre Pio, digli quello che vuoi dire. Non riuscì a dire nulla. E Padre Pio: ma stai tranquillo, anziché ringraziare Dio, stai tranquillo. E se ne va. Padre Pio, che non sapeva nulla, non conosceva neanche il vecchietto. E intanto il vecchietto qui, che continuava a piangere, 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 tira per una manica Padre Vittore e gli chiede: voglio salutare Padre Pio, voglio dirgli grazie, datemi questa possibilità, Padre. E Padre Vittore, così come tanti altri frati hanno fatto, tanti frati che hanno accolto migliaia di pellegrini che venivano qui, lo ha portato sopra in clausura. In clausura arrivano nella cella di Padre Pio e Padre Vittore chiede la possibilità di un piccolo colloquio con questo anziano che continuava a piangere. Ecco, nel momento in cui entra e vede Padre Pio nella sua stanza, gli si butta di nuovo ai piedi di Padre Pio, gli prende la mano, gliela comincia a baciare e piange, 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 piange. E Padre Vittore di nuovo: ma parla, racconta a Padre Pio quello che ti è accaduto. E lui niente, continuava a piangere, non riusciva neanche una parola. A quel punto Padre Pio gli dice, dandogli una benedizione: devi stare tranquillo e vai a ringraziare Dio per la grazia che ti ha fatto.